Sì, è un campionato che comunque è ancora tutto abbastanza stretto, è tutto da giocare e la novità è ovviamente vedere Glasgow così avanti. Lo ricordavamo la partita di una settimana fa, Glasgow 3 anni fa finì 11ª e dopodiché 2 semifinali consecutive, quindi una squadra che si è trasformata e che adesso sta facendo vedere un rugby bellissimo. Connacht pronto a entrare in campo dietro al capitano Craig Clark, neozelandese, ex capitano dei Chiefs, una vecchia conoscenza del Super Rugby, anche lui tentato da Pat Lam come altri giocatori neozelandesi per venire a dare manforte un po' alla franchigia del Connacht. Questa è anche una delle richieste che avevano fatto ovviamente la franchigia stessa di Connacht quando ha preso un giocatore, un allenatore neozelandese, di avere anche un'ottica e guardare quali erano i giocatori migliori, i migliori prospetti che potevano essere portati qui in Irlanda. E così ha fatto appunto Pat Lam, che ha portato un sacco di giocatori con sé. E qui la formazione in grafia con Rodney Hayu in prima linea, con Sean Harry e Ronan Lockney a pilone, seconda linea Muldowney e Craig Clark, e terza linea Andy Brown, Naupu a numero 8 e a numero 7 da tenere d'occhio il giovanissimo Jake Heenan, anche lui neozelandese, anche lui una scoperta di Pat Lam. In mediana Dan Pars, che non ha bisogno di presentazioni, in maglia numero 10, e Paul O'Donoghue come mediano di mischia. Poi ai centri un cambio dell'ultima ora, al posto di Owen Griffith giocherà il centro, credo che sia in questo caso, dovrebbe essere Jack Carty, ma non c'è ancora arrivata Jack l'informazione. Carty, il giovanissimo, oppure un altro giocatore della panchina. È stato un cambio l'ultima ora, un infortunio proprio nel riscaldamento, purtroppo sì, per Griffin. L'abbiamo visto intanto, mentre stavamo facendo appunto l'avvio della partita, probabilmente che il giocatore non ce la faceva, uno stiramento molto intanto qui la Benetton Treviso che un po' conferma il pack della settimana scorsa. C'è qualche cambiamento invece nella linea arretrata con l'inserimento di Dingo Williams. Dingo Williams, ci ha parlato prima, ha detto ho potuto riposare 2 settimane, adesso sono pronto per giocare, sono pronto per dare il meglio di me in questa partita. No Mauro? Mauro? No? No. E qui il cordoglio del Monigo, un minuto di silenzio per rendere onore un po' alle vittime di Lampedusa. Adesso però è veramente tutto pronto. Intanto ci è arrivata anche la comunicazione, sarà Brian Murphy e non Carty a sostituire l'infortunato Griffin in maglia numero 12. Allora è al completo anche Connacht nonostante 16 infortunati fuori. Sì, parecchi infortunati, e ne parlava anche Pat Lam quando l'abbiamo incontrato prima. È una situazione difficile questa, si trovano anche loro con un record negativo, 1 vinta e 3 perse. Non speravano di trovarsi così, nemmeno loro. Quindi questa è una partita spartiacque per queste due squadre. Una delle due ovviamente andrà a casa con la vittoria, l'altra no, quindi vedremo chi sarà. Ci ha anche detto un 15 titolare in campo lo possiamo mettere, la difficoltà sarà un po' per i rincalzi, per la panchina. E questo, questo lo vedremo appunto probabilmente dal 50esimo in poi. E allora Alberto Di Bernardo pronto a dare il via a questa battaglia, il fischio dell'arbitro, tutto pronto. Di Bernardo, la ricezione del capitano Craig Clark. La palla per Connacht, diventa una molla, adesso avanzante, ma Treviso difende bene, cerca il turnover. Antonio Pavanello a lavorare lì davanti, il capitano è a terra, la palla ancora per Connacht, trasformata in rack, dovrà giocarla Antonio per Parks, poi il neoentrato Murphy, si rompe la linea, c'è la velocità di Gavin Duffy, poi al piede il canale 5 metri, fa buona guardia Edoardo Gori, portato fuori in questo caso da Connacht, ma subito un'accelerazione del numero 15, Gavin Duffy, giocatore espertissimo della franchigia irlandese, 32enne, oltre
100 caps con la maglia del Connacht, ma altri 100 caps con gli Harlequins nella Premiership. Sì, tante partite per lui, l'abbiamo visto qui nella sua cosa migliore, cioè come riesce ad allargare il gioco. Strano questo attacco, perché sembrava che si fosse allargato il gioco solo per poter poi esplorare il campo aperto con il piede, e invece sono andati fino in fondo. Primo lancio per Sean Henry sul capitano Clark, poi si può ripartire l'intorno. Un po' in ritardo allora le guardie di Treviso, ma poi c'è il calcio di punizione. Bravissimo Barbieri qui, era un po' in ritardo nella scalata difensiva, però recupera bene e fa la cosa perfetta, placca, lui è il placatore, può trovarsi in quella situazione, non è in fuorigioco, quindi devono pulire meglio i giocatori di Connacht. Bravo Barbieri. Il primo richiamo anche dell'arbitro. No problem. Comunque sono partiti subito con le idee abbastanza chiare, soprattutto i giocatori di Connacht vogliono giocare questa palla, la vogliono giocare dal primo minuto e soprattutto dai propri 22. Di Bernardo allontana la minaccia al piede, il lancio sarà per le mani di Enrico Ceccato, rimessa laterale completa, arriva anche la chiamata, comanda il capitano Pavanello, si salta dietro però con Zanni, si chiude la molla, Pavanello libera per Gori, poi all'altezza con Barbieri, ben placcato. Ancora Gori, attacca le guardie, trova un buco, si apre il campo, devono inseguire il numero 9 della nazionale, l'offload però non è preciso per il compagno di squadra, ci sarà un in avanti. Che belle gambe di Gori e che bell'occhio, la giocata di Treviso era perfetta, tutto un movimento all'unisono, fatto molto bene. Gori comunque cerca di uscire dallo spartito, vede un buco lì dove non ci doveva essere, gioca all'interno di Parks, grande. Ottima la lettura di Edoardo Gori, peccato per l'offload su Alberto Sgarbi in sostegno. E allora, prima mischia dell'incontro, prima mischia da seguire, Tommaso. Quella è una palla che doveva andare all'esterno, invece Dan Park era già scivolato, quindi bravo Gori a interpretare l'azione. Sì, mischia importantissima, Connacht non ci ha pensato due secondi, ha schierato la prima linea che da quattro partite vediamo costantemente, quindi sa benissimo quanto difficile è giocare una mischia a Treviso, pur in difficoltà anche lei con i suoi piloni. Tra l'altro Connacht che può schierare una delle prime linee più pesanti del torneo, qui inquadrati Rodney Hayu, neozelandese, arrivato giovanissimo in Irlanda, 125 kg per lui, nazionale under 19, under 20 con i Baby Blacks, e poi Ronan Lockney, un altro pilone da oltre 120 kg. Insomma, non sono le belle. La fortuna nostra è che con le regole nuove quella botta che veniva data all'inizio quando si diceva engage non viene più data, però insomma comunque il peso te lo senti sempre sulle spalle. Però c'è un calcio libero per Treviso, allora qui si può giocare velocemente con Zanni che va a caccia dell'avversario diretto, in questo caso Naupu, e fa metri. Buon avanzamento di Zanni. Di Bernardo per Nitoglia, messo a terra, c'è la pulizia di Treviso, e allora Gori vuole il pallone, cambio di fronte con De Marchi e il compagno di reparto Rizzo in assistenza, ma adesso velocizzano le operazioni offensive. Dingo Williams trova l'incrocio, Sgarbi protegge il pallone. Non corrono una linea impeccabile Sgarbi e Williams. Campagnaro, strappato il pallone a Campagnaro, allora Connacht torna in possesso e può giocare con Parks che muove il pallone. Duffy, c'è una superiorità sull'esterno. Naupu muove le gambe, il ball carrier della franchigia irlandese ed escono dai 22. Ancora O'Donoghue. Non hanno intenzione di calciare la palla, Daniele, vogliono giocare da dentro i propri 22, questo è molto chiaro. Hayu. Il canale di 5 metri, Treviso controlla, adesso O'Donoghue all'altezza. Buono il mantenimento del possesso di Connacht, ma poi arriva il calcio di punizione, caccia del pallone, in questo caso Simone Favaro con l'assistenza di De Marchi e Barbieri. Anche bel lavoro di Gori, sì, nonostante non sia sugli appoggi, però arriva prima di tutti. Bravo veramente, ma sai, quando giochi così tante multifasi, soprattutto all'inizio, non sei ancora rodato probabilmente, quindi qualche cosa devi scontare. Allora Barbieri oggi chiamato a vestire la maglia numero 8, a fare il ball carrier principale di questa franchigia, della franchigia di casa, vedremo come risponderà, cosa va infortunato. Qui invece Di Bernardo si avvicina nella zona rossa dei Connacht all'interno dei 22, il lancio per le mani di Enrico Ceccato.
prima touch impeccabile di Treviso. Dicevi di Barbieri, numero 8, torna nel suo ruolo che l'anno scorso per le prime uscite, le prime 6 uscite del campionato, gli aveva visto segnare 6 mete. Un'uscita anche la settimana scorsa che l'ha visto segnare ancora. Speriamo che questo sia l'inizio di un nuovo ruolino simile. Rubata la rimessa laterale, allora Connacht con il giovanissimo Jake Heenan torna in possesso. Siamo all'interno dei 22 della franchigia irlandese. Poi Parks gioca il pallone, c'è questa intenzione di giocare tutto per Connacht anche all'interno dei propri 22, con prendendo anche qualche rischio. Sì, corrono molti rischi, una prima azione hanno fatto 50-60 metri, ma la seguente palla l'hanno persa perché non c'erano i sostegni. Si farà molta fatica a giocare dai propri 22. Il calcio sulla profondità di Dan Parks, la ricezione di Dingo Williams che attacca la linea, molto compatta a ridosso del centrocampo. Caccia del pallone Connacht, c'è l'assistenza di Treviso, poi di Bernardo per Loamanu. Porta il pallone a Simone Favaro che supera l'avversario diretto, adesso un po' isolato. Bello l'1-2 però di Loamanu su Favaro. Attacca la linea di Bernardo e libera la corsa di Alberto De Marchi che chiude la spalla, due giocatori su di lui, resiste al placcaggio, siamo a 5 metri dall'area di meta. Gori vuole il pallone. C'è una superiorità numerica sull'esterno. Anche il calcio di punizione qui, Connacht cerca in tutti i modi di rallentare. Sì, e c'è bravissimo l'arbitro, giusto il cartellino giallo. Quindi arriva una sanzione anche per la franchigia irlandese, ma che bel buco. Che giocata di Treviso, hanno fatto due giocate veramente perfette, un 1-2 di Loamanu e di... Vediamo qua invece come... Bravissimo di Bernardo qua. Sì, bravo di Bernardo, fissa giocatore, bravo anche comunque De Marchi che non perde neanche un metro. E soprattutto qua, lo diciamo, fallo professionale del giocatore di Connacht che sa benissimo che se quella palla esce con i tempi giusti ci sarà una meta in bandierina e quindi cosa fa? Cerca di mettere le mani sul pallone e blocca l'uscita della palla. Quindi sacrosanto cartellino giallo, bravo l'arbitro, anche se il nostro O'Donoghue non è convinto. Allora, Paul O'Donoghue, il 26enne, mediano di Mischia, ex Leicester Academy, prende questo giallo pesantissimo in questo momento del match. Quindi Connacht in 14 e arrivano anche i primi 3 punti dell'incontro portati a casa da Alberto Di Bernardo. Tanto volume di gioco per Connacht, molto strano però perché vogliono giocare la palla dai propri 22. Bene quindi per Treviso che può avere dei palloni in chiaro avanzamento territoriale. Era Benetton che al 7º minuto, 8º minuto del primo tempo conduce 3-0, ma soprattutto molto propositiva la Benetton. Sì, molto propositiva, ha avuto 2 palloni e li ha portati avanti con la giusta proprietà di linguaggio, diciamo così. Mentre Connacht stranamente vediamo che vuole sì giocare la palla, però lo fa anche in maniera abbastanza irresponsabile. Dan Parks. Dicevamo comunque di una squadra molto giovane che Pat Lam comunque ha dato in mano a un 10 invece molto... 35enne Dan Parks, ben 66 caps con la nazionale scozzese, lui che però è nato a Sydney, australiano d'origine. Lui deve fare da chioccia a questi giovani e giustamente ha le chiavi della regia per governare tutto. Stranamente occhio, però non sta calciando una palla. Fionn Kerr, uno dei forse l'ala più veloce del rugby irlandese, prima palla che tocca, adesso Rodney Ayew supera l'avversario diretto e riesce a mantenere il possesso. Poi Heenan verso l'interno per Sean Harry. Buoni placcaggi di Treviso. Gavin Duffy in posizione di mediano di Mischia. Simone Favaro. Grande aggressività del flanker della Benetton. Riesce a inchiodare l'avversario diretto. Adesso riescono però a muovere il pallone i giocatori irlandesi. Ma Treviso è attenta. C'è però un calcio di punizione in questo caso. Si entra lateralmente. È brutto questo errore qua di Treviso perché era in avanzamento, non c'era bisogno di mettere mani nel pallone, molto probabilmente avrebbero dovuto calciare la palla nella prossima fase i giocatori di Connacht. Non ci pensa due volte Dan Parks, indica l'arbitro Heenan la via dei pali. Questo è quello che deve fare tutto sommato Dan Parks, cioè dare ordine a una squadra come diciamo appunto molto giovane. Giustamente fa bene a cercare la via dei pali, sono almeno 50-52 metri però non sappiamo se ce li abbia tutti sulla gamba. Effettivamente una gittata forse un po' al limite per Dan Parks, lui molto preciso, non una gamba potentissima, anche lui che comunque non è un giocatore altissimo. Però comunque se evidentemente pensa di potercela fare. Dicevamo Parks, recordman del Pro 12, oltre 1500 punti segnati nella Celtic League. Sì, se ne parlava in settimana nei blog specializzati, nei siti appunto specializzati, dicevano che sono lui e Biggar le armi più pericolose di questo campionato. Biggar è solo 24enne, quindi
ha tutto il campionato da fare. E non arriva il calcio di Dan Parks, dicevamo al limite della sua gittata ai 50 metri, seppur centrali. E allora Treviso dai 22 può rimettere in gioco il pallone con Alberto Di Bernardo. La serata è abbastanza umida, Daniele, questo potrebbe essere un fattore, non c'è una grande profondità nei calci. Brown per Kerr, passaggio non preciso per Duffy, poi sale la difesa, la rete di Treviso e adesso un po' di pressione, mette in difficoltà Connacht con Holauran. Poi cambio di fronte, ancora Dan Parks all'altezza, esplode il pallone dalle braccia di Rodney Hayu. E la Treviso torna in possesso, ma interrompe tutto l'arbitro Hennessy in avanti, quindi si riprenderà da una mischia ordinata. Una buona salita difensiva di Treviso, mette sotto pressione l'attacco di Dan Parks. Vediamo qui, fa esplodere il pallone nel passaggio. Molto attenta Treviso nel placcaggio e nella salita difensiva, un po' stretta, ma tutto sommato non stanno allargando troppo il gioco i giocatori di Connacht, quindi i ragazzi di Franco Smith stanno facendo bene. È interessante questo primo piano del pack, delle due prime linee che si fronteggiano, un lavoro non facile questa sera per De Marchi, Rizzo e Ceccato. Prima linea pesantissima quella di Connacht. Vediamo l'ingaggio, sembra buono, Daniele. Tanto Connacht ha messo in difficoltà anche Alster due settimane fa, qui però c'è il calcio di seconda, l'introduzione di Edoardo Gori è storta. Restituisce il favore fatto qualche minuto fa al suo pari ruolo, Apollo Donahue, che aveva inserito ovviamente la palla in seconda linea. Devono stare molto più attenti i giocatori a qualsiasi latitudine, perché adesso questi falli, come abbiamo visto da un paio di mesi a questa parte, vengono fischiati. Vediamo. Siamo nel canale, forse sì, al limite però. Ne ho visti di peggio. Sì, effettivamente. Ne ho visti di peggio, però comunque sì, non era un grande inserimento. Connacht confidente, chiede ancora mischia ordinata, una vera e propria sfida nei confronti del pack di Treviso. Cerca ovviamente di rubare più tempo possibile, ricordiamolo che quel segnalino giallo sopra la scritta grafica, con, certo, vuol dire che stanno giocando in 14 e cercheranno ovviamente di rubare più tempo possibile per permettere al loro numero 9 di rientrare. È il mediano di mischia, Fion Carr che farà il mediano, il numero 11, Fion Carr che farà il mediano di mischia. Naupu gioca da playmaker, poi l'incrocio, ma è buono il placcaggio su Pullman. Buona guardia di Campagnaro, legge bene il raddoppio. Allora Kerr, ma c'è il pick and go, perde palla a contatto in questo caso Naupu, il numero 8 di Connacht, quindi si riprenderà possibilmente con intervento dell'arbitro che parla anche qualche parola d'italiano, ha detto basta. L'abbiamo già sentito dire 10 e basta, quindi qualche parola è riuscita a impararla bene così. Qui Naupu tutto da solo, la palla era già nelle mani di Fion Kerr, pronto a trasmettere a Dan Parks, ed è bene per Benetton. Sì, è anche una buona base di partenza questa. La mischia è in inferiorità numerica, quindi si può spingere e comunque i giocatori i tre quarti di Treviso hanno tutto il campo da esplorare. Con la mischia ordinata, buono l'asset della Benetton Treviso. Allora Edoardo Gori pronto a introdurre la palla nel canale. Curiosa anche la formazione dei tre quarti, vediamo che c'è Campagnaro davanti a Sgarbi. C'è anche il calcio di punizione, la legatura del numero 3 di Connacht, in questo caso di Ronan Lochney. Non è regolamentare, quindi calcio di punizione per Treviso e potrà risalire il campo. Sembra che si sia fatto anche male il pilone destro Ryan Lochney. Come vedete lo segnaliamo anche in grafica per gli amici a casa che insomma si avvicinano, sono avvicinati da poco al rugby di alto livello. La sì, alcune regole non corretta che non sono proprio semplicissime. Che il pilone nel momento dell'ingaggio con il pilone avversario non si lega a lui in maniera ortodossa, quindi non sul fianco, non sul braccio, e lo tira in qualche modo giù a terra, quindi irregolarmente. Spiegato benissimo, Daniele. E comunque fa bene Treviso perché erano in superiorità numerica, gli mancava il numero 8 i giocatori di Connacht, non riescono quindi ad avere una buona base su cui spingere. Treviso prende il calcio a favore. Ora Alberto Di Bernardo vuole risalire il campo, andrà in rimessa laterale. Treviso che sta giocando tanto nel territorio di Connacht. Sì, Treviso sta giocando abbastanza nella metà campo di Connacht, non può utilizzare il piede sinistro di McLean che purtroppo è solo in panchina, quindi si incarica il nostro numero 10 Di Bernardo per questo calcio in touche e lo fa molto bene. Dicevamo, se Connacht ha 16 infortunati fuori, anche Treviso qualche giocatore acciaccato ce l'ha. Sì, tra cui McLean. Il nome ovviamente esatto, più altisonante è quel Bergqvist che aveva fatto vedere delle cose bellissime qui contro Munster. Tanto si gioca, bella la giocata per innescare la corsa di Robert Barbieri, ma sono precise nell'intervento le guardie di Connacht. Poi si gioca ancora all'intorno.
Gori vuole il pallone. Treviso. Tante persone a pulire però. La palla è lenta in questo caso. E allora Gori organizza la mini unit con Fuser. Caccia del pallone, Rodney Hayu. Palla rallentata, poi Gori catturato. Un po' di confusione adesso per il Benetton. Sì, ha pochissime persone all'esterno, non vuole ovviamente allargare troppo il gioco. Vediamo solo Brendan Williams a largo con Campagnaro. Forse adesso si può muovere la palla. Ancora il lavoro di trincea all'intorno con Michele Rizzo. Manca il mediano di Mischia però, deve andare Gori a pulire. Moving forward. E allora finisce qui l'azione offensiva della Benetton, si riprenderà da una Mischia ordinata. Tempismo sbagliato questo di Rizzo, forse in questa penetrazione, perché non aveva più sostegno più che altro. I tre quarti ormai si erano allargati, volevano andare a largo a giocare. Gori difatti stava chiamando la palla, è dovuto andare lui a pulire, ma non è di certo il migliore dei pulitori. Un Treviso che comunque era abbastanza sul pezzo, non voleva allargare troppo la palla, erano tutti racchiusi nel giro di 15-20 metri, volevano fare al massimo dei pick and go o un passaggio, vogliono sfidare lì i giocatori di corner, vedere se anche loro placano, come sta placando la squadra di Franco Smith. Forse ci vuole un po' di pazienza in più, un pochino più di lucidità, ma Treviso ha in testa un piano di gioco molto preciso. Sì, il piano di gioco è molto preciso, si sono preparati bene in settimana, sanno che questa partita, come dicevamo prima, è una partita da vincere, ma sanno anche come vincerla. Un po' di prosecco a bordo campo, che non manca mai qui in queste zone. Eh sì, le mogli dei giocatori si riscaldano anche in questa fredda giornata autunnale, anche così. Allora, mischia ordinata delicata, 5 metri dall'area di meta di Connacht, l'introduzione del numero 11 che sta sostituendo Donoghue in Simbin, Fionker, pronto all'introduzione. Inferiorità numerica quindi all'esterno, senza un tre quarti i giocatori di Connacht. Palla vinta da Connacht, c'è però un avanzamento impercettibile da Treviso, poi si riparte con Naupu che cerca di guadagnare metri. Bravo, buon intervento il possesso di Barbieri anche. Si gioca ancora all'intorno, ma Connacht fatica ad uscire dai propri 5 metri. Deve essere precisissima Treviso a non fare falli. Hayu, il placcaggio rotto su Fuser. Ancora pick and go con Heenan. Buona azione di Connacht che esce bene adesso da una zona rossa. Parks. Il passaggio intercettato da Pullman in questo caso, anzi no, Qualloran. Che rischia qualcosa. E allora Treviso si fa un po' più pressante in difesa. Sean Harry. Il calcio di Parks, le spalle di Loa Manu. Forse erano usciti anche dai 22, però l'azione era così lunga che non era molto evidente. Ecco qui, bel placcaggio di Simone Favaro su Tiernan Qualloran. Ci fa anche vedere che non è uscito dei 22, quindi i miei dubbi vengono subito fugati. Brava Connacht, fa tutto bene perché in questi 10 minuti è riuscita a far scomparire la palla in mano a Treviso, quindi a recuperare l'uomo in più. Infatti ristabilito adesso la parità numerica, 15 contro 15, può rientrare Paul O'Donoghue. In qualche modo Connacht si salva in questa inferiorità inizio match, non subisce punti. Sì, sì, hai detto proprio bene, si salva perché in inferiorità numerica con Treviso che riusciva ad avere un mantenimento di palla così lucido e così positivo, potevano almeno portare a casa qualche punto in più e invece di fatto azzerano questa inferiorità numerica. Bravo Connacht. Tanti bambini oggi sugli spalti qui di Monigo, ma insomma Monigo risponde sempre con entusiasmo a questi incontri di Rabo Direct. Sì, la fortuna è sempre quella dell'inizio dell'anno, non abbiamo ancora avuto giornate di pioggia, quelle giornate di pioggia che l'anno scorso hanno visto anche la Benetton giocare molto bene, però di tutta risposta abbiamo più pubblico ed è un gran bel vedere. Rico Ceccato pronto al lancio, siamo ancora nel territorio di Connacht, rimessa laterale completa per Treviso. Stiamo ancora aspettando però che sembra che ci sia il nostro numero 10 che si è fatto male. Toglia e Di Bernardo a colloquio con lo staff medico. Intanto in grafica possiamo vedere il possesso con Connacht che si è dovuta difendere soprattutto all'interno del proprio campo. Sì, Connacht ha avuto anche comunque palloni, li ha giocati tutti nel proprio metà campo, cosa molto curiosa. Treviso che invece con tutti questi minuti dentro i 22 di Connacht doveva ovviamente realizzare qualcosa di più.
Salta dietro con il capitano Pavanello, poi Zanni raccoglie la palla dalle mani del numero 4 della Benetton, non a terra, buono il sacking di Connaught. Allora Gori vuole una mini unit, fa uscire quattro giocatori, si ripartirà sullo stretto. Adesso Di Bernardo al piede, la velocità di Alberto Sgarbi a portare pressione su Gavin Duffy, buono in ricezione ma pari al placcaggio devastante di Ludovico Nitoglia, che permette a Treviso di entrare in una fase offensiva all'interno dei 22 della franchigia irlandese. Pavanello sull'ampiezza con Rizzo che chiude la spalla e torna verso l'interno, palla pulita, Zanni. Rizzo fa quello che non avevano fatto i giocatori prima di lui, raddrizza la corsa, lo fa con un po' troppi metri. De Marchi, due giocatori su di lui, rimane in piedi, poi messo a terra, palla ancora per la Benetton, ancora Gori per Di Bernardo. C'è spazio all'esterno. Vigo Williams muove il pallone su Sgarbi. Tentativo di controrack di Connaught che recupera anche questo pallone, peccato per Treviso. Sì, peccato, non c'era stata una grandissima riorganizzazione in attacco, i giocatori erano troppo stretti, non avevano allargato tutto il campo, hanno provato ad allargarlo con le gambe, tagliando, correndo di taglio, quindi favorendo ovviamente una salita difensiva avversaria. Peccato perché è una fase bellissima questa per Treviso, poteva portare qualche punto in più. Intanto rivediamo la ricezione aerea di Duffy, il placcaggio di Nitoglia che ha un timing perfetto e va anche bassissimo. Poi Sgarbi a terra, arriva forse un po' in ritardo il sostegno per il mantenimento del possesso, solo Campagnaro, poi arrivano Nitoglia, Campagnaro e Di Bernardo. Va praticamente a vuoto perché cade a terra pulendo il primo giocatore, non riesce quindi a essere più utilizzabile. Peccato, però comunque Treviso ha peccato in quest'ultima fase di mal posizionamento. Dovevano giocare molto più larghi i giocatori di Treviso e non fare quelle corse di traverso. Intanto il calcio di Dan Parks sul calcio di punizione non guadagna tanti metri. Allora siamo ancora nel territorio irlandese, la rimessa laterale è ridotta e il lancio non è preciso, ma comunque in possesso Connaught che rompe la linea con Jake Heenan, la corsa del giovanissimo flanker neozelandese O'Donoghue per Parks. Williams, gran placcaggio, catturato il numero 10 della Scozia Dan Parks, ma si può giocare con Fionn Kerr che muove le gambe. Alberto Sgarbi lo tiene alto, adesso a terra, non è una maul. O'Donoghue per Sean Harry. Ottima la salita di Campagnaro, esce a far la spia e riesce a placare l'uomo con la palla. Parks, salto di uomo per Kerr. Un Kerr che non trova spazio, allora messo a terra, il possesso ancora per il Connaught che non sembra però avere le idee chiare. No, perdono metri, non può fare altro Parks che calciare. Trombel box alle spalle di Williams, in copertura anche Nitoglia, poi Dingo Williams muove le gambe, c'è Nitoglia sull'esterno, il placcaggio in extremis di Naupu. Sì, fa una cosa pazzesca Naupu, una famosa francesina dell'ultimo secondo. Vedete che cambio di passo pazzesco che fa Brandon Williams, però riesce comunque a essere recuperato dal numero 8 Naupu. Di fatto salva una situazione che poteva portare Treviso fino sotto i pali, il gioco ormai era rotto, c'era all'esterno sia Campagnaro che Nitoglia, due giocatori con delle gambe pazzesche. Peccato, bello comunque il cambio di passo di Brandon Williams, ci fa sempre vedere le cose a gregge. Williams difficilissimo da marcare per le difese avversarie, è uno dei giocatori più intraprendenti della franchigia italiana. Ha perso forse un po' di velocità, però nel cambio di passo è ancora qualche cosa di bellissimo da vedere. Tu che ti sei allenato e ci hai giocato per tanti anni, che vuol dire trovarselo davanti in allenamento? In difesa, sul cambio di passo in difesa ovviamente. Beh, intanto era una fortuna perché ce l'avevamo dalla nostra parte, però allenarci contro era qualcosa di irreale perché scompariva nel giro di un millesimo di secondo. Pensavi di averlo preso, pensavi di averlo sotto le mani, invece non c'era più. Okay, e allora ancora una mischia ordinata. Alberto De Marchi, uno dei giocatori più in forma della Benetton Treviso, anche in prospettiva nazionale, siamo al Virgilia dei test match novembrini. Sì, sembra che il cambio di posizione da pilone sinistro a pilone destro gli abbia fatto venire una gran voglia di portare palloni, difatti sta portando una quantità enorme di palloni e lo sta facendo anche bene, molto fisico, molto forte, non va quasi mai a terra e corre anche molto veloce. Ora la pressione di Connaught, non guadagna ma non va neanche indietro, la Naupu assicura il pallone per O'Donoghue, poi all'altezza per Parks, l'incrocio ma fa buona guardia di Bernardo. O'Donoghue sorprende le guardie di Treviso, entra all'interno dei 22,
c'erano tutte schierate a largo sul, sul lato sinistro. Ancora un interno per Pullman che poi libera la corsa verso l'esterno, pericolosissima adesso Connacht, siamo a un passo dall'area di meta. Bravo Nitoglia che salva una meta già fatta. Si ricompone la linea difensiva di Treviso, poi Loughney difende il pallone, O'Donoghue per Parks, poi Fionkher, salto di uomo per Pullman, torna verso il centro del campo ma trova sulla sua strada sia De Marchi che Loamano. Ancora Parks per Rodney Yu, c'è il vantaggio, si può giocare con Ceccato. Si scontrano due giocatori di Treviso. E allora Di Bernardo al piede, non c'è nessuno in copertura, adesso diventa una gara di velocità con Loamano e Sgarbi che recuperano su O'Halloran. E il calcio del numero 14 irlandese mette un po' d'ordine, ma insomma Connacht che quando accelera fa paura. Sì, quando accelera, quando fa queste belle giocate, questi buchi, è molto pericolosa. Dopo, quando la giocata è ferma, Treviso fa una buona salita difensiva, però il pericolo è tutto comunque in queste azioni così veloce. Dan Park sta gestendo molto bene questa squadra. Intanto la sfortuna di Rizzo e Gori che si sono scontrati in lato cieco mentre andavano entrambi sul pallone. Ovviamente ha avuto la peggio Edoardo Gori. Beh, immagino di sì. Purtroppo lì gli difetta almeno 40 kg. Sì, quella palla in effetti è una palla di Connacht. Entrambi i giocatori pensavano di essere in difesa, recuperata dal nostro numero 2, da Enrico Ceccato. Evidentemente non si sono accorti l'uno dell'arrivo dell'altro. Comunque continui i cambi di possesso e le due squadre che tentano di trasformare un cambio di possesso repentino in un'azione pericolosa, offensiva. Sì, sta riuscendo meglio a Treviso perché recupera di più palloni, mentre Connacht è più bravo a bloccare le azioni di avanzamento di Treviso, quindi a far fischiare all'arbitro dei knock-on oppure delle mischie. Treviso le sta usando abbastanza bene, potrebbe guadagnare un po' di più, speriamo che riesca a raccogliere un po' di più. Allora, nessun problema per Edoardo Gori, può tornare in panchina Toby Botes, aveva accelerato le fasi di riscaldamento. Intanto Zanni chiude la mall con Barbieri in posizione di timone, adesso Treviso comincia ad avanzare. È ben formata la mall, difficile da fermare questa Daniele. Adesso lavora in questo caso Moldoni, ma vanno a terra. Allora Di Bernardo, seconda linea d'attacco con Sgarbi, muove il pallone per Dingo Williams che muove invece le gambe, trova l'interno ancora con Sgarbi, siamo all'interno dei 22. Bravissimo Brandon Williams a non morire con la palla. Nitoglia, posizione di mediano, catturato, mantiene il possesso, anzi rubato da Ronan Loughney. Qui Gavin Duffy scappa dalla difesa e dà un pallone non facile da gestire per Pullman, catturato da Loamano e portato all'interno dell'area di meta, quindi si riprenderà da una mischia ordinata a 5 metri. Sfrutta le sue belle braccia possenti e se lo porta dietro. Peccato perché era un buon attacco anche questo, ma vedi, manca un po' di cinismo a Treviso. Era un attacco perfetto questo, ci si trova ad non avere Gori come mediano di mischia, avere Nitoglia il quale non è lucidissimo nel giocare la palla, si isola e quindi recuperano il pallone i giocatori di Connacht. Connacht che nelle scelte di gioco non sembra sempre essere efficace, insomma non sembrano sempre fare la scelta giusta come in questo caso. A me sembra che Dan Parks sia un po', non so come definire la cosa, bloccato dall'allenatore che evidentemente gli avrà dato delle linee guida. Non mi sembra giocare come liberamente come giocava magari in Scozia o come giocava a Cardiff, sembra un po' dover giocare in questa maniera e non essere a suo agio in questo momento. Esatto, è singolare che in un momento difficile non si chiami in causa Dan Parks per mettere ordine e allontanare la minaccia al piede, insomma questo è un po' particolare per una franchigia come Connacht che faceva appunto Dan Parks il punto di riferimento. Però evidentemente questi sono dettami che vengono dati dall'alto, Dan Parks sa che deve far giocare i suoi ragazzi, quindi si sentono confidenti di giocare anche da dentro i propri 22, così sia. Treviso non sta recuperando, non sta prendendo e facendo tutte quelle mete, quei punti che dovrebbe fare per una squadra che gioca da dentro i propri 22, quindi fino a questo momento è Connacht che ha la meglio. Dicevo, seguiamola con attenzione questa mischia ordinata perché l'introduzione è per le mani di Edoardo Gori e siamo ad un passo dall'area di meta irlandese. Almeno 60 metri da giocare per i tre quarti, se non ci sarà una buona base di partenza per Barbieri la palla potrebbe andare a Di Bernardo. Stasi in spinta, adesso alzano le gambe la prima linea di Treviso e allora vanno indietro, ma è bravo in questo caso Barbieri a raccogliere.
Escono ovviamente le terze linee di Connacht, possono difendere, quindi si ripartirà da Zanni. Zanni che chiude la spalla e difende il possesso, ora a terra c'è il sostegno per mantenere vivo questo pallone, poi lato chiuso. Buono l'avanzamento. Treviso che accelera le fasi offensive, qui forse è portato fuori Zanni nel canale dei 5 metri a ridosso della bandierina. Sì, era troppo vicino alla linea di touche, sembra che non ci sia nemmeno bisogno dell'utilizzo del TMO. Intanto vediamo un aggiornamento anche sul match che vede le Zebre protagoniste, i Dragons conducono 16-0 al primo tempo. Bene per le... i Dragons, scusami, sì, avevo capito che le Zebre conducevano per 16-0. Campo difficile quest'anno quello dei Dragons, sembrano aver trovato un po' la quadratura del cerchio, l'anno scorso erano una delle cenerentole del campionato assieme appunto anche le Zebre, invece adesso vincere lì a Radomir Parenz sarà difficile per tutti. Un richiamo nei confronti di Craig Clark, inquadrato, dicevamo capitano, ex capitano dei Chiefs nel Super Rugby, ma per lui esperienze anche con gli Hurricanes e i Crusaders, giovanissima età, uno dei giocatori più rappresentativi del Super Rugby neozelandese. Sì, un grande giocatore che ovviamente paga la sfortuna di avere dei fenomeni davanti a sé, perché sono un giocatore che ha giocato in tante di quelle nazionali qui nell'emisfero nord e soprattutto comunque un gran pack leader, ha portato alla vittoria per l'ennesima volta i Chiefs del campionato di Super 15 e non è una cosa da poco. Intanto entra Nathan White, anche lui nei Chiefs, poi un'esperienza in Europa con Leicester al posto di Rodney Ayew, anzi di Ronan Lockney probabilmente in prima linea. Evidentemente nella mischia che avevamo visto al decimo minuto si deve essere fatto più male di quello che sembra. Quindi esce il pilone destro di Connacht. Problema alla spalla, credo. Sì, penso anch'io, in quella caduta che gli era costata anche un calcio contro. Dan Parks sfrutta questo calcio di punizione a favore per allontanare la minaccia. Qui lo ha mano, rischia quasi di intercettare questo calcio e poteva diventare una delle fasi più pericolose di questo primo tempo. Sì, è un calcio che avrebbe dovuto prendere in piena velocità, in corsa al volo. Non è una delle sue qualità migliori queste. Poteva anche essere un calcio contro questo a favore di Connacht. Qui rivediamolo, a mano si trova il pallone. Non facilissimo ovviamente da raggiungere a metà altezza, certo, però Parks sì, non preciso, difatti esatto, era almeno 20-30 metri indietro il nostro alla sinistra lo a mano, non si aspettava un calcio così corto di Dan Parks, però lo dicevo prima, serate umide così, invernali, si entra in un rugby diciamolo antico in cui la palla non vola tanto e quindi devi guadagnare metro su metro. Mentre chiede l'arbitro di rimanere più vicino alle due prime linee, non vuole ovviamente avere quei vecchi contatti in cui si tiravano delle botte pazzesche. Arriva l'ok anche per O'Donoghue, può introdurre, così fa il numero 9 irlandese. Adesso c'è l'avanzamento da parte di Connacht e forse sono anche gli estremi per un calcio di punizione, fortunatamente si gioca. Pullman, saggio su Duffy, poi Fionker, ma caccia dell'avversario Campagnaro e c'è l'intervento dell'arbitro in avanti. Ma Campagnaro in difesa veramente efficace, da qualche giornata ad oggi abbiamo visto degli interventi molto determinati. Sì, molto preciso, indemoniato, non abbiamo visto sbagliare molti placcaggi. Stanno difendendo anche molto stretti i giocatori di Treviso, questo di fatto ti permette di perdere ti fa perdere qualche metro, però insomma ti dà una fase difensiva molto più semplice. Bella invece comunque questo attacco, tutto sommato, anche se c'è un in avanti di Connacht, perché con sei giocatori, anzi con cinque giocatori, perché mancava l'ala destra, riescono a occupare tutto il campo, passaggi molto lunghi, molto quindi difficili da difendere, ed è la cosa che non è riuscita prima bene a Treviso, erano passaggi da sinistra verso destra, quindi non si poteva allargare così tanto il campo, però Connacht l'ha fatto molto bene in questo caso. Ci sono tre giocatori da tenere d'occhio nella cavalleria leggera di Connacht, tre giocatori velocissimi, Gavin Duffy e Danny Pullman, che ha giocato ala con gli Stormers sudafricano dell'Academy di Western Province, velocissimo, e soprattutto Fion Kerr, che probabilmente è uno dei giocatori più veloci di questo Rabo Dairy Pro 12. Ce la dici benissimo, Daniele, l'ha fatto capire comunque la prima azione, erano dentro i 22, ha detto la giochiamo e hanno fatto 60 metri solo di gambe. Questi sono giocatori da
da tenere sott'occhio, molto molto pericolosi. Intanto c'è un problema per Alberto De Marchi, speriamo non sia nulla di grave, forse al costato. In grafica anche altezza e peso di De Marchi, cresciuto tantissimo sia sotto l'aspetto del gioco che sotto l'aspetto della fisicità. Sì, la mischia chiusa sapevamo che era una delle sue, uno dei suoi reparti, dei punti migliori. Non l'avevamo mai visto così mobile, sta portando un sacco di palloni, come dicevamo, e lo fa veramente bene. Peccato che abbia ricevuto questo colpo. Probabilmente non ce la fa Alberto De Marchi. Allora lascia spazio a Fernandez Ruye, già in campo, già legato con i compagni di reparto, pronto a ingaggiare la mischia di Connacht. Continuano quindi i problemi in mischia chiusa per Treviso, soprattutto nella sponda piloni. Ora la pressione di Treviso, che adesso è anche avanzante. La Barbieri porta avanti il pallone. Sono gli estremi per il calcio di punizione, probabilmente c'è il vantaggio, si può giocare con Gori che cerca un interno ma viene portato fuori. Allora Di Barbieri, bravo a mantenere viva la palla ancora. Adesso sfruttato il vantaggio dalla Benetton, ma si fa ancora avanzante la squadra di casa. Brava Treviso, potrebbe usare questo calcio a favore per andare tranquillamente in touche, invece vuole giocare la palla. Ancora Barbieri, esce dal frontale, c'è il mantenimento del possesso, il passaggio su Di Bernardo non preciso, poi Sgarbi non può nulla su questo passaggio raso terra, poi Williams. Che presa al volo di Brendan Williams, una tre passaggi sbagliati per Treviso riportano indietro la franchigia di casa. Sì, e oltretutto fatti dai due in teoria nostri migliori passatori. Il passaggio prima di Gori non era perfetto per Di Bernardo e non era perfetto nemmeno quello di Di Bernardo su, vediamo qua, perfetto il replay, questo di Di Bernardo su Sgarbi. Questo doveva essere il lato forte di Treviso, erano passaggi da destra verso sinistra, lo diciamo sempre a beneficio dei nostri telespettatori, è molto più semplice statisticamente passare da destra verso sinistra perché quasi tutti sono ambidestri, ma insomma, il braccio forte è quello destro. Peccato perché c'era anche una superiorità sull'esterno, insomma una trasmissione veloce avrebbe permesso a Treviso di portare un attacco molto pericoloso all'interno 22. E oltretutto potevano dare una palla a Brendan Williams con almeno 30 metri di campo da correre e l'abbiamo visto quanta voglia abbia il giocatore australiano in questa serata, quindi prima gli si dà la palla meglio è. Williams che torna in maglia numero 15, ultima apparizione a Clanecli contro gli Scarlets, una partita forse non felice, non felicissima per la Benetton. No, non felicissima, difatti dopo ha dovuto scontare due partite in panchina o in tribuna addirittura, adesso invece riprende il suo posto, complice anche l'infortunio di McLean, comunque sta facendo vedere delle cose egregie ancora. Primo piano per Paul O'Donoghue, un altro dei giovani della franchigia irlandese. Dicevamo anche lui nazionale under 20 irlandese, intanto deve uscire, appena entrato Nathan White, problema alla caviglia, il 31enne neozelandese. Entra Brett Wilkinson. Quindi entra un altro giocatore molto esperto, una delle bandiere di Connacht, Brett Wilkinson. Vediamo se andrà lui a destra o meno. No, si parcheggia a sinistra. Lascia ovviamente Rodney Haiu il duro compito di giocare a destra davanti a Michele Rizzo. Crouch, bind, set, hold, yes, nine. L'introduzione di O'Donoghue, mischia stabile, adesso collassa la prima linea, ci sarà un reset. In maniera anche abbastanza evidente, Wilkinson non reggeva più la spinta del nostro pilone destro, si parcheggia quindi anche lui un po' a terra. Era appena entrato il giocatore, deve evidentemente ancora entrare in ritmo mischia, non in ritmo partita, ma in ritmo mischia, che è tutta un'altra cosa. Soprattutto con questi nuovi regolamenti che chiamano il pilone a fare un lavoro collettivo e di coordinazione che prima invece era un po'. Adesso l'importanza di essere caldo è fondamentale, avere le gambe e la schiena calda è importantissimo perché dietro almeno 400 kg di spinta e davanti 800 che ti arrivano dall'altra parte. Purtroppo Treviso spinge in anticipo, allora calcio libero per Connacht e non ci sono neanche i 10 metri, quindi arretra ulteriormente la franchigia di casa. Gioca bene O'Donoghue, era un rischio enorme questo qui, pur essendo un calcio di seconda si arrischia ad allontanarsi dalle sue guardie, riesce comunque a giocare sulla difesa di Treviso che non è a 10 metri. 10 però due parole sa, 10 e le usa bene però. Basta, dice basta, esatto.
che insomma possono andare bene anche solo queste due parole. Tanto la palla è uscita, allora fa bene Treviso a mettere un po' di pressione sui giocatori irlandesi, in questo caso con Barbieri. Poi Pullman che si rialza, e però un calcio di punizione perché il placcaggio c'è. Sì, non abbiamo sentito cosa ha detto l'arbitro, comunque vediamo. Ah, non ha liberato la palla quando è finito a terra. Esatto. Sì, molto evidente, il placcaggio c'è, quindi quando si va a terra la palla deve essere libera di essere contestata dalla squadra avversaria. Se poi viene lasciata e recuperata, esatto, si può ripartire. Il gesto giusto sarebbe stato appunto quello: lasci la palla, ti rialzi e dopo poi continuare col possesso. Bene per Treviso che almeno può mettere altri punti sotto i pali. Allora Di Bernardo può incrementare il vantaggio di Treviso, un primo tempo di studio dobbiamo dire. Sì, di studio che però ci ha fatto vedere una cosa, Treviso che si è installata per almeno 30 minuti nella metà campo di Conn e porta a casa la miseria di forse 6 punti, per ora solo 3, quindi non troppo cinici i giocatori di Franco Smith, devono essere più tranquilli nella realizzazione. E ci sono i 3 punti per Alberto Di Bernardo, allora Treviso 6, Connacht 0, siamo al 34esimo del primo tempo, quindi ultime battute finali di questa prima frazione di gioco. Treviso, come ricordavo te Tommaso, ha raccolto pochissimo. Sì, ha raccolto pochissimo, soprattutto per il possesso territoriale, non tanto per il possesso di palla, perché quelle due azioni, quelle due sventagliate che hanno portato a 5 metri dalla linea di meta tutta la squadra di Treviso, dovevano essere sfruttate meglio. Parks, Luomano in ricezione aerea. Gori organizza una copertura, sarà lui ad andare al piede. Non va sulla distanza. Qui Halloran. Ok, from a kick. E qui purtroppo c'è l'intervento arbitrale di Hennessy. Spieghiamo anche la regola per i nostri telespettatori: la palla è stata presa al volo da un giocatore di Connacht. Quando la palla da un calcio viene presa al volo e è ingiocabile, la palla rimane per la squadra che ha ricevuto il calcio, si premia quindi, diciamo, la presa al volo, a differenza del turnover da maul, dal turnover classico. Esatto, esatto. Una regola fatta per far calciare meno e per premiare ovviamente chi riceve bene la palla, che tra l'altro è uno degli aspetti del rugby moderno più importanti: la ricezione aerea, la pressione, la rete difensiva che sale e copre il campo, il kicking game. Sì, l'ultimo anno ha vissuto oltretutto una seconda giovinezza, perché viene usato in maniera offensiva con delle nuove modalità molto molto accattivanti. Si gioca la chiusa con O'Donoghue che prende la spalla debole dell'avversario, poi si stacca Favaro e porta una pressione indemoniata verso i giocatori irlandesi. Salto di uomo per Duffy, il placcaggio di Campagnaro preciso. Rack, Treviso con Rouillet che forse forza l'intervento nella rack. Purtroppo l'arbitro è anche molto preciso nelle indicazioni che dà al pilone neontrato, dai avanti utilizzando le tue mani. Mentre vediamo qui una presa, una mano di Naupu da terra, molto veramente pregevole. Beh, Naupu ha giocato con la Nuova Zelanda 7, quindi grandi doti di handling. Sì, e soprattutto gli piace anche giocare a una mano, tipico da Figiani. Mentre prima grave errore questo qui di Rouillet, l'arbitro gli ha spiegato molto bene: non sei sulle tue gambe, se hai le mani a terra è ovvio che non hai sì, non sei in piedi, quindi giustamente non poteva intervenire su quel pallone. Puoi andare avanti utilizzando le mani, insomma, cioè bisogna rimanere in piedi. Allora, piattaforma interessante a ridosso dei 22 metri di Treviso, il lancio per le mani di Sean Henry, qui primo piano per Fuser, mentre c'è un cambio per penso per sangue. Entra allora Dean Budd su Zanni. Entro anche Dean Budd. Tre quarti neozelandese, molto offensivo Dean Budd, ma anche specialista della rimessa laterale. Qui si pasticcia un po' in ricezione, ma Connacht che mantiene il possesso. O'Donoghue catturato da Fuser. Bella salita difensiva di Fuser. Sta crescendo tantissimo il secondo. E qui Treviso in qualche modo impone la propria aggressività, l'aggressività del proprio pack alla franchigia irlandese.
Sì, veramente bravi, bravi, perché salgono molto in difesa e questo mette tanta pressione. Se non hai dei palloni pulitissimi, questa salita difensiva può fare veramente danni. In questo caso appunto era il nostro numero 5, era Marco Fuser. Time on. Okay, let's go. Andiamo, let's go. Terza parola. Andiamo. Andiamo. Allora, mi si è ordinata l'introduzione per le mani di Edoardo Gori. Siamo ancora nel territorio della Benetton Treviso. Benetton Treviso che si salva da quel fallo di Ruye, che poteva costare anche 3 punti. Per fortuna non ha tutta quella distanza, come abbiamo visto prima, dai piedi di Dan Parks. Sono potuti andare solo in touche. Ruye portato a terra, la schiena del pilone avversario, ma si accorge dell'intervento irregolare dell'arbitro Hennessy. E allora calcio di punizione per Treviso. Bella comunque la posizione di Ruye. Che infatti richiamo anche puntuale di Hennessy, portato a terra il giocatore della Benetton. Sì. Il calcio è di Bernardo. Vedete che evidente era il pilone sinistro di Conner, che cercava di tirare giù tutta la mischia di Treviso. Operazioni spostate di nuovo nel territorio irlandese. Adesso mancano appena 2 minuti. Treviso potrebbe anche tentare di concretizzare un vantaggio. Treviso che deve raccogliere assolutamente il seminato, non può andare in spogliatoio con solo i 6 punti dopo tutto questo possesso territoriale. Dimbad portato a terra, la Moll si ricompone. Adesso Rizzo ad aprire la strada lì davanti con Barbieri, che porta il pallone catturato da Nauku. Comunque fanno metri i giocatori di Treviso. Adesso Di Bernardo per Campagnaro, cambia l'angolo, muove le gambe, trova Sgarbi. Buono lo flood. Ora Williams per Loamano, e va dritto al canale 5 metri, portato fuori. L'intenzione era chiara, quella di Brandon Williams, dare la palla il prima possibile a Loamano per sfruttare ovviamente tutti i suoi chili. Di contro non si trova davanti proprio un piccolo placatore. Qui Loamano decide di continuare a correre sul canale 5 metri, non cambiare e tornare verso l'interno. Sì, non aveva molto spazio per rientrare, sperava ovviamente di giocare meglio i suoi chili, o Halloran comunque fa un ottimo placcaggio. Si giocava però il vantaggio precedente, possiamo andare per i pali. Però Di Bernardo non ci pensa due volte, segnala all'arbitro la punto dove posizionare la piazzola. Calcio non facilissimo questo, spostato ovviamente sulla destra. Ricordo che in alto in grafica puntualmente vi segnaliamo qual è l'intervento arbitrale, qual è il fallo sanzionato. Moll crollata in questo caso, un avanzamento con palla tenuta in mano, in piedi, non a terra. I giocatori avversari possono solo spingere, non possono metterla a terra. Questa sera Di Bernardo non fa rimpiangere Bergqvist e porta a casa anche questi altri 3 punti, quindi si chiude qua il primo tempo sul 9-0. Beton concentrata, ma forse poteva raccogliere qualche punto in più. Poteva raccogliere molto di più Treviso, doveva raccogliere molto di più, perché questa non è una squadra che devi tenere molto vicino. Bene comunque che hanno fatto quello che dicevo. Treviso adesso è a distanza non di una meta, ma di 9 punti, quindi almeno 2 segnature. Il gioco di Connacht non lucidissimo, ha fatto vedere delle cose gran belle, ma soprattutto più nella confusione e nel gesto singolare che nel gioco collettivo. Intanto possiamo vedere anche alcune delle clip realizzate nel primo tempo del match. Intanto però vediamo anche tanti ragazzi, tanti bambini in campo, una bellissima giornata qui a Monigo. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche minuto, ci vediamo fra pochissimo per il secondo tempo. Bentornati a Monigo, tutto pronto per il secondo tempo fra Benetton Treviso e Connacht. Benetton che conduce 9-0, ma dicevamo poteva raccogliere molti più punti. E qui in grafica un po' quello che è successo nel primo tempo, come vedete il possesso nettamente a favore della Benetton, e soprattutto il dato significativo sono quei 5 minuti e 41 secondi nei 22 avversari. Treviso che doveva sicuramente raccogliere di più, 62% di prevalenza territoriale su 38 della squadra avversaria, devono dare più punti,
9 punti sono troppo pochi, soprattutto anche con quel rischio enorme che hanno corso i ragazzi di Franco Smith nel prendere una meta e nel prendere un calcio. Si poteva tranquillamente finire 10-9 per Connacht e questo sarebbe stato un gran problema per Treviso. Tanto ritmi non altissimi. Ritmi non altissimi, ci sono delle giocate molto veloci che però si spengono molto in fretta, non abbiamo mai avuto un multifase arrivata alla decima, undicesima fase. Questo difatti ci ha fatto vedere che il gioco effettivo sono appunto non più di 17 minuti, una partita abbastanza cervellotica, chiamiamola così, con tanti errori anche. Tommaso, tu che conosci bene Franco Smith, allenatore della Benetton, cosa avrà detto nei spogliatoi ai suoi ragazzi? Le cose che avrà detto saranno state sicuramente di giocare con più confidenza. I ragazzi mi sembrano in effetti un po' contratti, un po' col freno a mano tirato, perché quando hanno le occasioni per segnare sembra che abbiano quasi paura o troppa fretta di segnare. Si sente un po' la pressione di questo match sui ragazzi della Benetton, insomma tutta la piazza si aspetta una vittoria convincente, soprattutto si aspetta un nuovo inizio di stagione per la Benetton dopo queste quattro partite non certo convincenti nonostante la vittoria con Munster. A parte quella di Munster, le altre no, non molto convincenti soprattutto per la maniera in cui sono arrivate quelle sconfitte. Franco Smith comunque aveva fatto tutto bene, è lui ovviamente il faro di questa squadra e si era collato lui le pressioni, aveva detto cerco di prendermele io e scaricarle ovviamente ai ragazzi. I ragazzi devono giocare con confidenza e penso che sia stato questo che gli ha detto nel fine primo tempo. Però l'arbitro Neil Hennessy aspetta l'ok dei due capitani, Dan Parks pronto a rimettere in gioco il pallone. Time on. E inizia qua questo secondo tempo per Treviso, vede Treviso in vantaggio, qui lo a mano, ricezione a ridosso dei 22, ben portata, poi a terra. Buona la presa al volo di Loamano, si fa perdonare quell'errore precedente. Allora Gori, calcio alto, Pullman in ricezione, sbaglia totalmente la misura, allora Treviso può recuperare, Gori per Di Bernardo, c'è un box alle spalle di Pullman. Lo esplora molto bene. Buona la copertura di O'Halloran, poi Duffy. Il calcio di Duffy fa buona guardia di Bernardo che porta sulla linea, gioca per Dingo Williams. Muove le gambe, c'è l'incrocio con Nitoglia, anzi in questo caso isolato, bravo Tommaso, ma per fortuna riescono a recuperare il sostegno i giocatori della Benetton. Adesso Sgarbi, poi Di Bernardo, Ruye, buoni i suoi metri, passaggio sporco per Di Bernardo e l'ha ceccato a mettere ordine. Williams con Campagnaro che apre un varco davanti a lui, è campo aperto, solo, non c'è sostegno, arriva adesso Gori, muove le gambe, due giocatori su di lui, messo a terra all'interno dei 22, il placaggio di Kevin Duffy. Esce dal sostegno di Campagnaro purtroppo. C'è però il calcio di punizione per Connacht, arriva in ritardo il sostegno della Benetton. Sì, ma fa un piccolo errore qui Gori, nel buco bellissimo di Campagnaro, aveva ancora il giocatore di Treviso sulla destra, lo possiamo vedere qua. Nel replay purtroppo lui si isola andando a sinistra, Campagnaro non può fare altro che un timido sostegno, ma doveva giocare comunque più vicino al suo compagno. Peccato, bellissimo comunque il buco del giovane giocatore di Treviso. Tanto forse un problema al ginocchio per Gori che viene placcato da dietro, sempre pericolosi questi interventi. Sì, soprattutto perché ti arrivano ovviamente dal lato cieco, non sai mai cosa aspettarti. Comunque mi sembra di aver visto abbastanza un bel cambio di concetto. Qui abbiamo visto Treviso giocare tutti i palloni, calciare giusto uno con Di Bernardo. Finalmente una bella accelerazione. Sì, ma soprattutto appena Connacht ha avuto una palla, non ci ha pensato due secondi di rimandarla nella metà campo di Treviso. È evidente anche quello che deve aver detto Pat Lam ai suoi. Andiamo a giocare di là. Non prendiamo rischi nel nostro campo. E allora il lancio per le mani di Sean Harry, si salta dietro, rubata da Alessandro Zanni. Ottima la rubata di Zanni. Larizzo va alle spalle di Bernardo con Ceccato e Pavanello, ma la palla è per Ceccato, forse c'è quasi il rischio del velo con Rizzo. È bravo però Ceccato, uscire dal frontale del suo compagno. Di Bernardo, salto di uomo per Sgarbi all'altezza con Campagnaro, due giocatori su di lui, siamo a ridosso del canale di 5 metri, tentativo di controrack del Connacht, forse c'era anche gli estremi per un vantaggio, ma si può giocare, palla recuperata dalla franchigia irlandese. Insegue Ludovico Nitoglia all'interno dei 22, sarà lui ad andare al piede.
Calcio, non c'è un gran guadagno, ma comunque sposta le operazioni a ridosso dei 10 metri, ancora nel territorio della Benetton. Peccato, poteva essere un buon attacco questo, quello di, questo di Treviso. Gli esplode la palla a Zanni, giocano troppo comunque vicini alla, alla linea di vantaggio, è molto difficile avere dei palloni puliti in quella fase. Il rischio ovviamente è questo, che ti esplodono i palloni e di fare in avanti. Due cambi per Treviso, adesso entra in posizione di mediano di mischia Toby Botes per Edoardo Gori, esce anche Marco Fuser e lascia spazio a Bimbad. Era forse nell'area il cambio di, Botes su Gori, forse poteva farlo qualche minuto dopo, ma evidentemente quella botta al ginocchio deve aver affrettato le operazioni. Vediamo se esce invece andrà a coprire Bimbad il ruolo di seconda linea. La introduzione di Toby Botes, mischia ordinata, ancora nel territorio di Treviso. Sembra proprio che sia così. Bimbad quindi andrà a seconda linea, un ruolo che abbiamo visto coprire non spessissimo durante la scorsa stagione. Bimbad comunque 1,97 m, quindi le misure ci sono, misure per ci giocare sono, a questo livello. Treviso che è abbastanza corta in panchina, sia di piloni che anche di seconde linee. Abbiamo dei lungodegenti qua, Ivan Zil, Minto, che sono ancora disponibili. Sono assenze che pesano in questo inizio stagione. Abbastanza, però comunque alcuni di questi giocatori stanno per tornare. Quindi. Bel lavoro del pack della Benetton Treviso. Allora, c'è il calcio di punizione che Di Bernardo trasformerà in metri per spostare le operazioni nel territorio di Connacht. Si prende campo nel più, più semplice dei modi. Si va al piede. Cinica Treviso e fa bene a farlo. Allora, piattaforma offensiva a ridosso dei 22 metri, come dicevamo, nel territorio irlandese, qui primo piano per Gus, Marius Gusen, leggenda del rugby trevigiano. Parecchie stagioni giocate ad altissimo livello. Grande allenatore, oltre che grande giocatore. Ceccato, movimento dietro, si salta con Pavanello, ma legge tutto Clark. Allora la mall del Connacht, adesso scivola pericolosamente sul lato, Simone Favaro se ne accorge, torna in linea, poi Parks per Pullman, trova un bel interno e apre il campo, poi seconda linea di difesa, in questo caso con Barbieri. Questo è uno dei difetti maggiori della difesa di Treviso, è tanto stretta, quindi quando salgono devono ovviamente scivolare e non avere una posizione di spalle molto molto forte sul placcaggio. Quando hai un giocatore che ha dei cambi così forti sull'interno rischiano ovviamente a rubarti l'interno. Recupera il possesso con Sgarbi, poi Barbieri per Rizzo, poi lo Amanu, prova un bel interno, messo a terra, palla pulita per Botes, Nitoglia, posizione di playmaker, gioca all'altezza con Ceccato e lo fa bene. Ancora Botes con Campagnaro, solo in assistenza con Simone Favaro. Allora, ancora Botes, cambio di fronte. Entra fortissimo in questo caso Rizzo. Bravo Clark a placcare. Ottima questa fase di Treviso. Williams attacca la linea. Poi il placcaggio ben portato di Murphy. Grande lavoro di Murphy. Catturato Botes, non c'è il sostegno di Treviso. Tentativo di controrack. Sgarbi intelligentemente raccoglie il pallone e lo consegna a Dimbad. Treviso in difficoltà. Ancora Botes per Zanni. Pavanello chiude la spalla, allontana l'avversario diretto, mette a disposizione il pallone. Botes, passaggio non preciso ma colpito col piede, quindi non c'è lì in avanti. Treviso in difficoltà, però riesce comunque a mantenere il possesso. Williams corre trasversalmente al campo e poi trova Campagnaro, ma fa buona guardia la difesa irlandese. Adesso Nitoglia cerca di velocizzare l'intorno. Barbieri rompe un placcaggio, si apre il campo, due giocatori su di lui, siamo all'interno dei 22. Cambio di fronte. Sgarbi chiude la spalla. Avanza sempre Sgarbi. Favaro in posizione di playmaker, un po' inedita per lui. Passaggio sporco su Zanni, recuperato da Connacht. Brutti passaggi di Treviso, troppo di taglio. Nessun problema per la difesa di Connacht.
E adesso Connaught può anche giocare un mismatch sull'esterno, la velocità di Fionkerr lanciato, caltaglia il campo e supera anche Ludovico Nitoglia, tre giocatori su di lui, ma Kerr non si arresta, rompe altri due placcaggi, non c'è nessuno sull'esterno. A ridosso dei 22, adesso Treviso può recuperare, ma arriva il sostegno offensivo di Connaught. Si gioca velocemente con Naupo, poi Gavin Duffy. Il canale dei 5 metri, Treviso adesso tenta il recupero. Riesce a non giocare sul fuorigioco Treviso, fa le cose molto bene. Per quanto Kerr abbia tagliato in due il campo. Harry per Clark. Treviso rallenta, ma c'è il calcio di punizione. Intervento in rack, è irregolare. L'aveva chiamato l'arbitro, il release green, quindi lascia il giocatore verde. In questo caso penso sia Dimbad, mentre qua vediamo... Intanto li vediamo, intelligentemente Connaught, dopo tante fasi, gioca questo contrattacco e utilizza una delle frecce più veloci. Sì, l'abbiamo visto, è andato via addirittura Di Bernardo in ordine a Nitoglia e dopo a Brendan Williams. Grandi gambe quelle di Carr. E poi qui l'intervento di Dimbad, ovviamente al limite del regolamento. Fa anche il lavoro giusto perché allarga le braccia per far vedere che non è più il placcatore. Poi forse si abbassa troppo con le spalle, ma insomma parliamo veramente di sfumature. Non penso che ci sia un cartellino giallo, mi sembra che sia così. Mentre adesso vediamo che anche Dimbad e Di Bernardo, era per quello che ovviamente non riusciva a inseguire troppo velocemente Carr. Era Di Bernardo, un problema fisico per lui, esce, lascia spazio a Luke McLean che andrà a ricoprire il ruolo di apertura, quindi in regia con Toby Botes. Anche questo non è un ruolo che ha coperto tantissimo l'anno scorso, l'ha coperto paradossalmente di più quest'estate, esatto, grandi esperimenti di Franco Smith per vedere come poteva reagire, soprattutto nell'ottica di un Bergqvist che non sapevano ancora quando sarebbe arrivato, è arrivato abbastanza tardi, non ha potuto giocare la prima partita. Quindi un McLean che comunque è già stato rodato, non si sposterà ovviamente, quindi Toby Botes a mediano di apertura, ma sarà McLean a coprire il ruolo. Seconda possibilità per Dan Parks, questa volta la posizione più agevole, infatti non fallisce il numero 10 della Scozia e porta a casa tre punti importanti per Connaught per riavvicinarsi nel punteggio. Può tranquillamente bendarsi, sa benissimo dove sono i pali, li ha calciati talmente tante volte questi calci che li fa di default. Si partirà quindi adesso dal piede destro di Toby Botes. Non calcerà McLean. Il calcio all'interno dei 22, la ricezione in questo caso di Clark, bel placcaggio di Nitoglia ancora una volta. Parks muove il pallone per Pullman, il passaggio impreciso per Duffy, si può giocare, Treviso aggressiva, ecco il pallone per Alessandro Zanni, arriva la meta, ma che rischio Connaught, che decisione assurda. Sì, decisione assurda, sembravano aver avuto le idee chiare tra il primo e il secondo tempo, Patlam forse gli aveva detto di giocare nella metà campo di Treviso, evidentemente si sono dimenticati di questo, quello che avevano fatto vedere nei primi minuti del primo tempo l'hanno rifatto qua e hanno fatto male. Grande comunque la pressione di Simone Favaro, mette tutta la pressione in un passaggio molto difficile, fatto sulla linea di meta, devi farlo velocemente e devi farlo bene, non gli riesce ai giocatori di Connaught, meta giusta per Treviso. Allora un TMO solo per la conferma con il nostro Mauro Dordolo a fianco al regista Luca Fossati. Sta chiedendo se ovviamente c'è stato un in avanti nel momento in cui viene schiacciata la palla a terra. Non sembrerebbe proprio. No. Vediamo invece la linea dell'out, anche se sembrava Zanni fosse ampiamente all'interno del campo, e infatti è così, questa è una meta a tutti gli effetti, una meta che dobbiamo dire, Tommaso, non è stata costruita da Treviso, quasi non meritata da Treviso e trovata grazie a questa scelta strampalata di Connaught, ma Treviso un po' in difficoltà in costruzione. Però è figlia di una grande pressione difensiva, vediamo qui come Simone Favaro esce dalla linea, sembra poco perché non placca l'uomo con la palla, ma mette tutta la pressione sul loro numero 12, e questa meta è figlia di questo. Treviso che sì, non sta facendo tanto, se però l'altra squadra si permette di giocare dalla propria linea di meta è anche evidente che, certo, insomma puoi guadagnare, ti porta un regalo, perché non accettarlo? Perché no? E allora qui solamente un replay per avere la certezza della segnatura per il nostro TMO Mauro Dordolo, ma insomma sembrano non esserci dubbi, no, neanche su questa
Forse però sai c'era, non mi sembrava lì in avanti inizialmente, però sì, Campagnaro in effetti lì in avanti non viene richiesto forse sul Zanni che schiaccia in meta. Yes, I can hear. Sentiamo you. L'arbitro. I have a decision for you. Okay, decision is okay, no con, no clear and obvious. No clear and obvious. You can award a try. Okay, just to confirm, there's no evidence there's a knock on, I may award a try. Yes, I confirm you. Okay, time non è chiaro on. L'intervento di Campagnaro sulla raccolta a terra, quindi si può confermare la meta di Alessandro Zanni, quindi la decisione arbitrale di Hennessy. Da premiare comunque anche quell'ottimo assist di Barbieri. Si avventa sulla palla veramente come un falco e l'alza molto bene per Zanni. Sia Campagnaro che Barbieri molto aggressivi in pressione. Allora Treviso che riesce a portare a casa punti importantissimi in un momento forse non nel suo momento migliore. No, decisamente non nel suo momento migliore, c'erano stati qualche secondo fa i tre punti di Dan Parks. È veramente ottimo questa meta perché allontana in maniera importante Connacht. Allora Toby Botes per i punti addizionali, calcio non facile dalla bandierina. Ci sono però i due punti, quindi Treviso si porta sul 16-3. Già caldo Toby Botes, entra sul pezzo. Un calcio da fare, un calcio l'ha fatto. È partita importante questa per Botes, che sembra un po' essere scalato nelle priorità di Smith come mediano di mischia. A inizio stagione sicuramente nel ranking era il terzo mediano dopo Semenzato e ovviamente come al primo posto Gori, quindi deve giocarsi bene le sue carte. Tanto un'altra bella ricezione di Christian Loamano all'interno dei 22, la protezione del pack di Treviso, probabilmente Botes andrà al piede. Ed è così infatti stoppato il calcio da Henan. Allora Connacht che torna in possesso, ma c'è l'intervento arbitrale, un in avanti. Era giusta la prima pressione, non era un in avanti, nel secondo gesto il numero 7 di Connacht commette appunto un in avanti. Non era ben difeso qui Botes, doveva chiamare fuori almeno due giocatori che facevano quel piccolo velo che ti viene concesso dall'arbitro. Non è così, si azzarda ovviamente a fare questo calcio. Stato un aggiornamento dal Galles, momento non facile per le Zebre che sono indietro sul 37 contro i Dragons. Rodney Parade, quindi sì. Ma come ricordavi te Tommaso, sì, quest'anno i Dragons sono campo una squadra molto difficile. Molto difficile da affrontare. Sì, pur avendo perso un gran giocatore come Tipuli, ci hanno mantenuto Faletau che evidentemente sta facendo vedere delle gran belle cose. E hanno anche guadagnato un ottimo Chris Barton che comunque sta giocando molto bene. E allora due cambi in regia, rivoluziona la regia di Connacht, in questo caso Pat Lam, entra il giovanissimo numero 10 per sostituire Dan Parks, Jake Carty, prodotto dell'Academy di Connacht, uscito appena dall'Under 20, appunto dall'Academy, ha fatto qualche partita con gli Eagles che sono la seconda squadra di Connacht e spare abbia convinto tutti. E al posto del numero 9 Paul O'Donoghue entra anche Kieran Marmion, invece lui un pochino più esperto, ha fatto anche il mondiale col Junior World Championship con l'Under 20 dell'Irlanda. Entrambi dei 92 però si conoscono molto bene, hanno giocato parecchio assieme nelle fasi giovanili, quindi due giocatori non con molta esperienza che però riescono a giocare abbastanza bene. È chiaro il tentativo di Lam, dare una scossa un po' all'attacco di Connacht. Il Connacht non ha fatto vedere grandissime cose, ha fatto vedere molta confusione e tante fasi singole. Evidentemente togliendo forse il suo miglior giocatore Dan Parks, che non ha di certo brillato, sta cercando di vedere cosa può venire fuori dai suoi giovani. Li hanno chiamati Young Guns questi ragazzi qua perché sono tanto tanto giovani e lui sa che deve fargli giocare minuti su minuti se vuole avere un buon campionato. Rimessa laterale, il lancio di Enrico Ceccato, si salta davanti con il capitano Pavanello, poi si chiude la molla. Fanno metri con Barbieri in posizione di timone, adesso arriva il sostegno anche di Favaro, poi viene aperta la maul di Treviso e allora a terra con Barbieri, poi Toby Botes vuole il pallone, ben coperto adesso Botes e va al piede, la ricezione aerea di O'Halloran. Marmion per Carty, poi Fionker cerca di tornare verso l'interno e trova anche un po' di spazio fra le maglie difensive di Treviso. Poi pasticciano un po' in trasmissione gli irlandesi. Duffy sotto mano per O'Halloran. Bel gesto, ma in avanti, sì.
vede bene il guardalinea, aiutato l'arbitro in questo caso, giustamente aiutato. Certo che ha un cambio di passo questo Kerr, che è veramente pericolosissimo, pericolosissimo, soprattutto per una difesa come quella di Treviso, che non avanza proprio per linee verticali, ma taglia abbastanza. Come dicevo prima, quando non hai le spalle parallele alla linea di meta, è facile che tu venga battuto all'interno. Questo è un problema per Toby Botes a terra. Non è un problema da poco, ovviamente non abbiamo altri mediani di mischia in panchina. Fra i tre quarti sono rimasti in panchina il solo Luca Morisi. Andrebbe in questo caso penso di togliere a giocare mediano di mischia. Due anni fa fece anche un paio di partite. Esatto. Sì. È anche una delle soluzioni che viene usata quando ci sono delle difese particolari da dove schierare. Nitoglia si mette come mediano di mischia in difesa, esposta tutto quando c'è Semenzato o Semenzato placcatore, esatto, come primo difensore. Introduzione del numero 9, Kieran Marmion, ma non è contento dell'ingaggio in questo caso Hennessy. Sì, francamente i tempi di Treviso mi sembravano buoni, mi sembrava più che altro che Connacht fosse rimasta ferma nel contatto. Il richiamo dell'arbitro però era invece proprio sul rispettare i tempi, sul rimanere fermi. Crouch! Bind! Set! Oh, yes, no. Buoni adesso i tempi. Buona introduzione, allora Treviso può anche vincere questa mischia ordinata e lo fa con competenza. Adesso Botes per Loamano che taglia il campo e trova Sgarbi, poi Campagnaro, superiorità sull'esterno, muove le gambe Campagnaro, il passaggio forse un po' in ritardo per Dingo Williams. Al limite ma buono. Cambio di fronte, McLean per Bud, siamo all'interno dei 22. Ancora un cambio di fronte con Botes, poi Campagnaro tiene il pallone, canale di 5 metri ma rimane in campo. Avanza bene Treviso, gestisce bene la palla McLean. Seconda linea d'attacco con Williams, poi Nitoglia che attacca la linea. Bud, McLean per Williams. Copre bene in questo caso Connacht. Siamo a ridosso dell'area di meta e forse riesce a schiacciare. Grande attacco di Treviso questo, perfetto, portato veramente bene. Sempre un po' di taglio, ma almeno avanzano. Giocano bene comunque in 1-2 sia Nitoglia che Brendan Williams. McLean fino a questo momento un ottimo distributore di palloni, gioca molto alto, gioca con le tempistiche giuste. Vediamo adesso cosa ci dirà il TMO. Ok, now I check for it's try or no. Okay. Allora, un'altra azione da visionare per avere la certezza oppure no della segnatura, in questo caso di Simone Favaro, che sembra rimanere in campo, forse però non arriva alla linea. Come direbbero a football, fourth and inches, quindi quarto e questione di centimetri. Rivediamo però, perché spieghiamo la regola. Basta che il pallone venga schiacciato anche a ridosso della linea di meta perché sia una segnatura, sì, a tutti gli effetti. Deve toccare la linea ovviamente, ma se non ne tocca neanche un pezzettino non anche può essere concesso. Un ciuffo d'erba, basta, perché sia bianco. Sarà difficile da decidere questa fase perché le immagini, come ben vediamo, non sono proprio carissime, chiarissime. Il secondo movimento, quello di Cecchetto, invece non è consentito. Forse questa è la migliore immagine. Difficile. Mettiamola così, è un 50-50. Difficile. Difficile. Se la dà va bene, se non la dà va bene lo stesso. Beh, laviamocene le mani, lasciamo decidere il nostro Mauro Dordolo. Guarda, io veramente mi tolgo da queste decisioni. Ciò non toglie comunque a una grandissima Treviso, sta giocando veramente bene, sta gestendo molto, molto bene la palla. Soprattutto Simone Favaro che si riconferma in un grande stato di forma. Neil, I have a decision for Sentiamo you. La decisione. I can hear you, Steph, go ahead. Yeah, okay, the grounding is not clear and obvious. The grounding is not clear and obvious. You hear me? Okay. Yeah, I hear you. The question was, is it a try, yes or no? Okay, no try. No try, okay. Yeah. If you have a restart for me? A restart, scrum, 5 meters. Yes, green team, 5 meters. Okay, attacking. Abbastanza okay. Semplice, yeah. Quindi. Chiarissimo, Mauro Dordolo, la domanda era precisa, c'è la meta, sì o no? Yes. Purtroppo no, perché le immagini non sono chiare, ma soprattutto non si evince un pallone schiacciato sulla linea, quindi si riprenderà con un in avanti, quindi mischia ordinata per Colpo. Peccato, sarebbe stato un giusto premio per Simone Favaro, che in difesa sta facendo vedere delle cose egregie. Quindi sarebbe stato un bel premio dargli una meta.
Devo dire sì, in difesa insomma lo conosciamo, sicuramente uno dei giocatori più efficaci che abbiamo qui nel panorama italiano, però anche in attacco sempre più propositivo. Sì, ovviamente giocando a fianco a Zanni e Barbieri gli vengono tolte tutte quelle opzioni di ball carrier, perché sono loro i principali portatori di palloni nelle terze linee, però comunque è un giocatore a tutto campo, si mette spesso a largo e aspetta anche dei calci che purtroppo non gli vengono effettuati, ed è un peccato questo. Si riparte quindi da una mischia per Treviso, evidentemente doveva esserci un vantaggio precedente, perché se no sarebbe dovuto essere una sorta di in avanti per Connacht, e quindi la rimessa doveva essere stata per Connacht. La mischia è importantissima per Treviso, perché non ha trovato la segnatura, ma siamo a 5 metri dall'area di meta irlandese e vediamo la cavalleria leggera della Benetton che prende tutto il campo. Treviso che ha tutto il campo da esplorare, probabilmente la palla non andrà direttamente a McLean, o se andrà a McLean andrà dietro la spalla di Alberto Sgarbi. Vediamo cosa sceglierà di fare Toby Bottes. Fase importantissima questa della partita, se Treviso segnasse una meta questo segnerebbe di fatto la resa effettiva di Connacht. Connacht che si è un po' spenta adesso negli ultimi minuti del secondo tempo. Sì, e questa è una partita che negli ultimi 20 minuti non ha concesso grandi volumi di gioco, e quindi i giocatori irlandesi non sono rimasti proprio sul pezzo. C'è rimasta molto di più Treviso, sia col possesso territoriale come nel primo tempo, che anche in questo caso con un cinismo maggiore. Tanto abbiamo visto in grafica un po' la storia delle mischie ordinate di questa partita, ma Treviso sembra aver risolto un po' i problemi. Qui intanto collassa la prima linea e secondo l'arbitro Hennessy è colpevole a Benetton. Sì, è colpevole lui in questo caso, l'arbitro era un paio di metri. E lo dice, 17 verde, devi rimanere in piedi. Peccato. Poteva essere un'ottima base d'attacco questa per Treviso. Mentre il calcio non guadagna molto il calcio del numero 10, ne è entrato irlandese in questo caso Jake Carty. Qui due falli commessi da Rouillet, entrambi in uno in rack mentre l'altro in mischia ordinata, ma insomma uno dei piloni più mobili che ha Treviso. Si salta bene, si salta davanti, poi palla per Carty, Murphy per Pullman, siamo ancora all'interno dei 22, Connacht continua a giocare, a prendere rischi all'interno dei propri 22. Mi piace la libertà che ha Campagnaro di poter uscire dalla linea e di andare a fare la spia, in questo caso blocca un passaggio del secondo centro di Connacht. C'è però un vantaggio precedente, quindi Connacht si salva ancora una volta. Andranno ovviamente in tusci i giocatori irlandesi, e lo fanno in questo caso molto molto bene. E spostano le operazioni nel territorio della Benetton, escono da una situazione non facile. Sì, e lo fanno come dicevo molto bene, sono almeno 60 metri di calcio, perfetto questo calcio del numero 10 Carty. Irlandese, del numero 22 irlandese, chiedo scusa. Nel gioco lento non si è ritrovata molto, molto a suo agio Connacht, in effetti sta subendo tanto, non ci ha mostrato più quelle sventagliate che ha fatto vedere nei primi minuti del primo tempo. Lancio non preciso su Clark, allora Treviso può recuperare. Carty più veloce di tutti riesce a riconquistare il pallone, allora Connacht può attaccare, siamo nel territorio di Treviso, ridosso dei 22. Adesso a terra, Marmion vuole il pallone, attaccare il lato chiuso. Lo fa con Rodney Hayu, che sfrutta tutti i suoi 128 kg. Ancora Marmion. Per Brown. Treviso in difficoltà. Adesso Carty. Placcaggio di Rouillet. Sull'esterno, un altro bel placcaggio di Favaro. Ancora Marmion, ma Connacht anzi arretra, non fa metri. Buono il movimento di Wilkinson. Ha un ottimo possesso territoriale però Daniele. Clark, pick and go, in assistenza a Muldoon. Simone Favaro che rallenta un po' il gioco. Wilkinson. Ancora Zanni all'intervento.
poi Clark, il passaggio lento, e allora c'è la palla sporcata dalle guardie di Treviso. Ma c'è un in avanti di Treviso. Treviso riesce a rallentare l'azione facendo ripartire da una fase statica Connacht. Gioca a nostro favore questo fatto, perché Treviso era un po' in difficoltà. Le indicazioni di Dingo Williams al triangolo allargato e l'intervento di Barbieri aggressivo sul capitano di Connacht, ovviamente involontario con lì in avanti, quindi si ripartirà solo da una mischia per Connacht. Sempre decisivo comunque Simone Favaro nel bloccare queste velleità offensive di Connacht. Di fatto rompe proprio il pace, il ritmo dell'attacco con queste uscite dalla linea della difensiva e questi placcaggi terminali. Tanta fortuna aveva fatto 3 settimane fa contro Munster, sta comunque portando su anche qui con la difesa. Bel segnale anche in chiave nazionale, intanto qui i cambi effettuati da Franco Smith, De Marchi uscito per Rouillet, poi sono entrati anche Bad e Botes con McLean che ha dato il cambio a Di Bernardo, colpito duro in regia. Mischia fondamentale questa per Connacht, se vuole riacciuffare la partita deve andare per il bersaglio grosso, deve portarsi almeno 16-10 e quindi una mischia fondamentale. È strana anche la formazione, dietro il numero 10 c'è, dietro il numero 22 che è apertura comunque a Fionn Carr, mentre il secondo centro e il primo centro sono vicinissimi. Avanzante Treviso in questa mischia ordinata, bravo Mervion a raccogliere, poi Carti all'altezza con Murphy. Che fa metri. Il placcaggio di McLean, troppo debole la difesa di Treviso, concede troppi metri. Allora Clark. In questo caso James Rail, poi cambio di fronte con Marbion che innesca Carty, cerca all'interno, poi tiene il pallone. Tanto pick and go, ancora il capitano Clark. Sempre ben difeso Clark per tutta la serata. Adesso Treviso che ricompatta la linea difensiva, ancora un pick and go. Ancora buono comunque il possesso di Connacht. Connacht che cerca di logorare le guardie di Treviso, poi Naupi. Subisce intervento di Rizzo. Maldoni. E c'è il calcio di punizione grazie ad Alessandro Zanni, che prende anche un colpo durissimo dopo l'intervento arbitrale. Molto intelligente Zanni, non era lui il placatore, non doveva nemmeno fare dei gesti per far vedere che non era lui il placatore all'arbitro, poteva mettere direttamente le mani sul pallone e recuperare la palla. Non erano degli attacchi difficilissimi questi di Connacht, però Treviso è brava ad aver pazienza. Eccolo qui il numero 7 della Benetton e della Nazionale a caccia del pallone. E poi McLean che può allontanare la minaccia al piede. E lo fa anche lui molto bene. Time off, change. E c'è ancora un cambio. Esce il numero 8 di Connacht, George Naupu, ex Highlanders, ex All Blacks 7. Ed entra per lui probabilmente Fifita. Time is off, number 8, Otto. Un'ennesima parola nuova che sentiamo dall'arbitro, conosce anche il numero 8. A questo punto viene il dubbio che sappia parlare l'italiano. Potrebbe essere, lo sentiremo dopo, nel terzo tempo, nel famigerato terzo tempo. Ora entra il tongano, nata Fifita, numero 8, 110 kg per lui, è arrivato solo questa stagione a Connacht, ha giocato un anno nella seconda categoria irlandese. Veniva accreditato come centro, ma quando abbiamo letto i 110 kg che si portava addosso, qualche dubbio c'era venuto. O era il giocatore più forte del mondo. Gavin Duffy è a tutti gli effetti il numero 8. Carty per O'Halloran. Bello lo offload per Pullman. Bello, ancora un placcaggio durissimo di Favaro. Al limite dell'irregolare però. Adesso Treviso aggressiva sul punto d'incontro. Marmion per Maldoni. Bravo Barbieri a far salire la linea. Rodney Hayu che ha buone mani e gioca a Carty. Poi Fionn Carr. Fionn Carr apre lo spazio davanti a lui. C'è l'intervento di Campagnaro poi.
Fionchier che è bravissimo a rientrare, non è che sappia fare gran altro, però Treviso non è mai riuscito a difenderlo. Fionchier che ha giocato due stagioni con Leicester prima di tornare a Connacht. Palla rubata da Treviso, allora si può contrattaccare, il lancio intelligente di Botes, vede l'assenza dei due tre quarti ala, non c'è neanche Duffy, adesso recupera O'Halloran, muove le gambe, incrocio appunto con Duffy, fa buona guardia però Sgarbi, poi doppiato il placcaggio da Pavanel. O'Halloran per Pullman, buon timing del numero 10 sudafricano. Marmion vuole il pallone, ancora ottimo il possesso di Connacht. Fifita rompe il primo placcaggio, non va a terra e fa metri. C'è ancora il vantaggio per Connacht. Fionchier che finalmente passa una palla per Duffy e si torna sul vantaggio precedente, forse c'è anche un richiamo. Sì, in effetti l'aveva detto nel raggruppamento precedente con quel fallo di Dimbat che era abbastanza al limite, in questo caso non ha più pazienza l'arbitro e glielo dà il nostro numero 8, questo cartellino giallo. Intanto vediamo il risultato finale del Zebre che perdono 37 contro i Dragon, ma c'è una bella meta di Sarto trasformata da Orchera nonostante un passivo pesante. Gentile sempre Luca Pezzini a darci queste indicazioni, e peccato per le Zebre che purtroppo non portano a casa quello che speravano. Sì, ma come dicevamo prima, campo difficilissimo quest'anno. Quello che l'anno scorso poteva sembrare, 2 anni fa poteva sembrare una terra di conquista, si è trasformato in qualcosa di molto molto più difficile. Treviso che finirà quindi questa partita, no, gli rimarranno almeno altri 2 minuti per giocare in 15, però adesso in inferiorità numerica sarà molto difficile. Purtroppo il giallo ci stava perché Treviso è un po' al limite negli ultimi interventi. Poi Marmion per O'Halloran che attacca la linea, ben placcato da Christian Loamano. Carty, Zanni, ma buono l'offload per Duffy. Fondamentali i cambi che ha fatto fino a questo momento Pat Lam, il neo entrato numero 22 che ha preso il posto di Parks. Carty sta facendo vedere delle cose veramente belle. Qua Treviso è graziata da un muro di Connacht, un po' troppa foga della franchigia irlandese. Vediamo qui l'offload. Bell'angolo di Duffy, fa buona guardia Williams con Loamano. Sai, la differenza che ha dato il neo entrato Carty rispetto a Dan Parks è quello di giocare molto più ridosso della linea di vantaggio. Questo di fatto blocca la difesa di Treviso che prima scivolava, tutto sommato perdendo metri, ma recuperando quasi sempre le vampate dei tre quarti di Connacht. È entrato anche Pedro Di Santo al posto di Ruie. Ed entra anche Valerio Bernabò e dà il cambio a Simone Favaro che esce fra gli applausi. Sì, Simone Favaro decisivo in questa partita, quel 3 che c'è a fianco di Connacht, quei soli 3 punti segnati sono per gran parte merito suo. E là Bernabò in seconda linea e Dimbad scala flanker. Adesso porta il pallone il giocatore neozelandese, qui un regalo di Connacht, l'entrata laterale consente a Treviso di risalire il campo con questo calcio di punizione. Aveva visto che questa molla era composta in maniera perfetta, evidentemente il giocatore di Connacht non poteva permettere tutto quell'avanzamento. C'è anche una bella mimica facciale, sembra quasi far finta di credere che quello non sia fallo. È un buon attore il nostro Rodney Hakiu. Rodney Hakiu che ha lasciato la Nuova Zelanda giovanissimo dopo un'interessante carriera giovanile, nazionale under 20, uno dei piloni titolari dei Baby Blacks. Baby Blacks che scuola a Christchurch, hanno tutto successo in tutti i campi dove sono andati a giocare. Allora il lancio di Enrico Ceccato, siamo nel territorio di Connacht, sporcato la ricezione ma Dimbad riesce comunque a mantenere il possesso. Poi Botes. Treviso che ovviamente non può allargare tanto le azioni di gioco, sono in 14, hanno dei sostegni che sono ovviamente stanchi. Botes, il calcio stoppato, fortunatamente c'è in copertura McLean. Ceccato. Caccia del pallone Connacht, tentativo di controllare, la palla è uscita. Allora Williams per Rizzo. Bravo Rizzo a non allargare il gioco.
Si gioca ancora all'intorno con McLean per Dean Budd. Sempre oltre Budd, ottimo in fase offensiva. Ancora McLean all'altezza per Michele Rizzo che mantiene il possesso, due giocatori su di lui. E c'è il calcio di punizione, arriva tardi il sostegno di Treviso. Errore dell'arbitro però, il placcatore non molla mai il placcato. In questo caso poteva starci una sanzione per Connac. Rivediamo. Almeno intervento di Rizzo. Vedete, il giocatore 19 sì. Non molla mai il Michele Rizzo, quindi di fatto rimane un placcatore. Sicuramente anche poi il ritardo della Benetton, ma insomma l'intervento, come dici te Tommaso, al limite. Sì, quella palla potevano tranquillamente recuperarla i giocatori di Connacht. Avesse allargato le braccia, si fosse trasformato da placcatore a recuperatore di palla, quella è una giocata regolare. Era tutto da rifare con Connacht che torna nel territorio di Treviso. Il lancio per il neoentrato James Rail. Vediamo questa touche nella metà campo di Treviso. Lancio su Clark, buono il sacking di Valerio Bernabò, ma comunque la maul del Connacht fa metri. Adesso Di Santo a puntellare, poi il capitano Pavanello vuole spingere fuori il pack, ma la palla è uscita con Marmion. Corti per Murphy, buon placcaggio di Nitoglia che rapidamente si rialza e va a coprire dietro Duffy, su di lui Dean Budd. Ancora il lato chiuso, Marmion attacca le guardie, trova un bellissimo float con Rell. Siamo all'interno dei 22. Ancora Marmion, qui Campagnaro è al limite, infatti c'è il calcio di punizione per fuorigioco. Sì. Punito forse anche la posizione di Loamano, entrambi i giocatori al di là dello schieramento. Sì, ineccepibile questo fallo, il fuorigioco c'era, era evidente. Scusa, quanto manca per il giallo? Lo vedremo qua adesso nella prossima occasione su questo placcaggio di Toby Bottes. Questo passaggio ci sarà sia Sgarbi che Campagnaro completamente in fuorigioco. Treviso che è di fatto scomparsa negli ultimi 15 minuti di gioco. Quella meta non realizzata di Simone Favaro ha forse spento ogni velleità offensiva di Treviso. Salta davanti senza saltare con Clark proprio per portare bene una maul avanzante all'interno dei 22 della Benetton Treviso, ma bel lavoro di Bernabò. Bravissimo Bernabò. Adesso forse recuperata anche la palla da Treviso ed è così il calcio di Bottes, non guadagna molto. Bravissimo però Bernabò, si inserisce con mestiere in questa maul avanzante di Connacht. Fa tutto quello che dovrebbe fare un giocatore in difesa in questo caso, quindi riesce a bloccare un'avanzata che altrimenti sarebbe stata letale per Treviso. Grandi capacità di lettura di Valerio Bernabò, soprattutto in rimessa laterale, ma poi è cresciuto tantissimo anche nel gioco aperto. Sì, decisamente. Intanto cominciamo anche a ragionare sul man of the match, Tommaso, tra le file del Benetton ce ne sono un paio che si sono distinti. Sì, Nitoglia ha fatto una partita eccezionale, ha giocato veramente bene e anche Campagnaro. Di contro, come dicevo prima, forse questa partita è stata più figlia delle grandi difese di Simone Favaro. Penso anch'io. Un giocatore che anche due settimane fa contro Munster aveva fatto vedere delle cose bellissime, ma qui in effetti a mio personalissimo avviso potrebbe prendersi il premio di uomo del match. Qui cercheranno di aprire il gate in maniera regolare i giocatori di Connacht con un muro e quindi il possesso che torna nelle mani di Treviso. Bottes potrà allontanare al piede la minaccia. Treviso che dovrà soffrire un altro minuto e mezzo in 14. Non rientrerà nemmeno per questa touche Robert Barbieri. E allora le operazioni spostate a ridosso del centrocampo, il lancio per le mani di Enrico Ceccato, comanda la touche Valerio Bernabò. Touche ridotta, solo 5 saltatori, solo 4 saltatori, chiedo scusa. A chiamare Pavanello. E non c'è l'alzata, e allora il pallone che torna nelle mani di Connacht. Si sono capiti fra lanciatore e saltatore a Benetton.
Adesso Carty. Era una giocata molto difficile, ovviamente la palla viene lanciata prima ancora che i giocatori abbiano terminato il loro spostamento e devono ancora andare per aria, quindi ci sono degli automatismi che qui al 76esimo non sono stati perfetti. Un cambio di fronte con Carty. Tanta gente all'esterno. Poi Fionker all'altezza con Murphy. Bravo il placcaggio. Difende due persone. Ci mette una pezza. Muldoon. Siamo nel canale 5 metri. Marmion cambio al fronte con Clark. Poi il passaggio per Fionker. Sembrava non aspettarsi il passaggio. Palla recuperata da Benetton. Si può giocare con Williams. Gioca sull'esterno per Nitoglia. Il piede forse placcato senza palla. Per l'arbitro non è così. Ora si gioca nel territorio irlandese. La pressione di Campagnaro e poi Nitoglia. Bella giocata della Benetton. Sì, ottimo Campagnaro qui. Come dicevo prima, ha capacità di uscire dalla difesa organizzata e prendere l'uomo con palla in mano. Intanto ufficializziamo il man of the match di questo quinto turno di Rabodare Pro 12 per la Benetton Treviso. È Simone Favaro. Sì, decisamente Simone Favaro. Intanto rivediamo, la regia puntuale ci ripropone l'intervento su Ludovico Nitoglia, che effettivamente ha calciato in questione di millesimi. Sì, sembrava dal vivo molto molto peggiore, invece non è così. Può tranquillamente non dare questo placcaggio senza palla. Arriva anche l'applauso del Monigo, meritato per Simone Favaro, grande stato di forma, grande combattività del flanker della Benetton. Sì, l'abbiamo già detto più e più volte, quel 3 a fianco di Connacht, quei solo 3 punti presi dalla difesa di Treviso, sono figli di questo. Applauso anche per Michele Campagnaro, perché anche lui sta facendo vedere ottime gare, ottime prestazioni, è entrato adesso Luca Morisi. Bello questo cambio, mi piace sempre quando esce un giovane, entra un giovane. Fa vedere tutto quello che potrà succedere qui nei prossimi anni a Treviso, dove il futuro è già presente. Osservati speciali da Jacques Brunel, entrambi. Sì. Entrambi hanno già fatto parte del gruppo della Nazionale Maggiore. Introduzione di Toby Botes, gira a mischia, ma raccoglie Robert Barbieri, rientrato. Quindi parità numerica ristabilita, siamo a ridosso dei 22. E c'è tempo per Treviso per portare quest'ultimo attacco. Nitoglia, bel passaggio per Di McLean su Morisi, che apre un cancello davanti a lui grazie all'esplosività del tre quarti centro di Milano. Tutto facile. Beh, ma allora si poteva metterlo dentro prima. Allora, media palle toccate, palle portate in meta, è un record abbastanza. No, questi cambi qua ti tagliano le gambe, perché ovviamente questo giocatore arriva ed è freschissimo, riscaldato ovviamente molto bene e ha soprattutto nella velocità uno dei suoi doti migliori. Rivediamo il passaggio di McLean, che innesca la corsa di Morisi, che prende il tempo all'avversario diretto, ma Connacht fermo. Mi sembra Pullman, sì, è proprio lui Pullman, che evidentemente aveva 80 minuti di partita sulle gambe, non poteva inseguire un giocatore così fresco, così giovane e così veloce. Buona notizia, un bel segnale anche per Luca Morisi, un altro dei giocatori che sta crescendo molto e ha ambizioni importanti per il futuro. Quello che forse serve a Treviso, soprattutto in questi momenti qua, è avere un secondo playmaker a largo che possa fare di queste scelte qua. Ce l'abbiamo già in Nitoglia, ce l'abbiamo anche in Brendan Williams. Avere un secondo centro che può uscire così con le gambe dal frontale può essere un'arma in più per Franco Smith. Pavanello, ma il pallone è rubato, arpionato da Connacht, poi Bernabò riesce comunque a recuperare. Danza bene Bernabò sulla difesa. Botes per Williams. Innesca ancora Morisi. C'è una superiorità numerica non sfruttata. McLean per Bad. Treviso che adesso trova anche un po' di voglia di giocare. Sgarbi per Botes, che in questo caso aspetta troppo e c'è l'intervento irregolare del giocatore irlandese. L'arbitro era molto vicino, ha detto che era un chiaro tentativo di bloccare il pallone. Sul passaggio. Non si vedono fischiare molto spesso questi calci contro, però evidentemente non c'è nessuna volontà di recuperare la palla, c'è solo volontà di interrompere un'azione. Botes che suona la carica, c'è ancora tempo, è scaduto ora, ma c'è il tempo di giocare ancora questa rimessa laterale per portare a casa un'altra meta e sarebbe importante.
Sì, sarebbe importante per Treviso, non può andare alla caccia del punto di bonus, mi sembra che abbiano fatto solo due mete i giocatori di casa, quindi non potrebbero ovviamente vincere con col punto di bonus, però a livello morale questo sarebbe fondamentale. Tush ridotta, si diventa la giocata di prima, anzi una furba con Barbieri che rimane in campo. Suona la sirena, è finita la partita. E si può ancora giocare. Pallone però a Treviso. Allora, Connacht non ci sta e vuole giocare quest'ultimo contrattacco con Pullman. Poi Duffy prende l'interno, danza fra le maglie difensive di Treviso. Poi messo a terra, fa buona guardia Nitoglia. Marmion, Carty per Fifita. Per l'orgoglio adesso Connacht con Rodney Hayu che perde palla. E allora Treviso porta a casa questo quinto turno di Rabotare Pro 12 contro un Connacht non esaltante. No, un Connacht non esaltante e un Treviso che esce solo alla distanza, un Treviso che ha fatto vedere delle belle cose a sprazzi, mentre un Connacht che comunque alla lunga ha fatto vedere un gioco abbastanza confusionale. Sai, Treviso ha fatto vedere una grande cosa in difesa, tre punti solo subiti portano Treviso dalla decima difesa del campionato su 12 squadre almeno a salire almeno di 2-3 posizioni. Questa è una grande cosa in ottica trasferte. Treviso che comunque ritrova con il suo pubblico, ritrova anche confidenza col gioco, riesce a segnare anche due belle mete, non gliene viene concessa una. Bella anche quella di Simone Favaro, del nostro uomo del match, quindi tutto sommato un risultato positivo questo per i ragazzi di Franco Smith. Intanto vi ricordo appuntamento da non perdere lunedì alle 13.40 Master Leicester con la telecrona di Federico Meda e Walter Pozzebon, ovviamente su Italia 2, e da Daniele Piervincenzi, Tommaso Visentin. È tutto, alla prossima.